Inizio ringraziando i relatori che hanno accettato appunto l'invito a partecipare a questa discussione su un tema tanto rilevante e di strettissima attualità. Lo dimostrano anche gli interventi che mi hanno preceduto questa mattina. La semplificazione quindi è un tema molto rilevante. E, da un'analisi condotta dalle principali organizzazioni internazionali, hanno individuato proprio nella complicazione burocratica uno dei motivi, se non quello principale, dello svantaggio competitivo dell'Italia sia in ambito europeo sia nell'ambito dei paesi OCSE. Quindi in questo panorama la semplificazione assume una funzione determinante per il recupero della trasparenza, della responsabilità sociale e del recupero appunto della competitività, tema tanto importante soprattutto in questa fase di crisi economica che stiamo vivendo. Quindi iniziamo con un excursus sull'evoluzione del termine, vediamo come nasce il termine burocrazia, che cosa significa e come si va modificando il suo significato nel corso del tempo. Vi ricordo che il termine burocrazia deriva da bureau, quindi in francese ufficio, e kratos dal greco potere, quindi nasce con un significato assolutamente positivo, identifica quindi un'organizzazione di persone e di strumentazioni che sono funzionali al raggiungimento di uno scopo sociale, quindi un termine assolutamente positivo. Nel corso del tempo, soprattutto nel Novecento, invece assume un significato completamente diverso e diventa sinonimo di inefficienza. Quindi cominciamo vedendo da cosa parte la burocrazia. È stato proprio Max Weber che ha identificato i tratti fondamentali del modello burocratico, quindi un ordinamento di regole che vincolano l'apparato amministrativo e tutti coloro che entrano in relazione con esso. Quindi chi esercita il potere legale è tenuto all'osservanza dello stesso ordinamento che vincola i suoi sottoposti. Come nasce la burocrazia moderna? C'è stata un'evoluzione, si passa dal potere carismatico a quello tradizionale fino a quello legale dei nostri giorni. Potere carismatico, irrazionale, che si serve di un apparato amministrativo pressoché inesistente, se non rudimentale. Poi si passa per il potere tradizionale, che è quello tipico del precapitalismo, dell'era precapitalistica e del feudale, che ha come apparato la nobiltà, e quindi i sudditi sono sottoposti al sovrano con potere illimitato, il potere si trasmette per via ereditaria, fino ad arrivare al potere legale e razionale, quindi potere illimitato e regolato dalle leggi. Si introduce quindi negli stati moderni il principio della competenza e della divisione dei poteri e doveri di ufficio. Quali sono le caratteristiche dell'organizzazione burocratica? Quindi una divisione del lavoro determinato da norme, gerarchia degli uffici, competenza dei funzionari di tipo specialistico, impersonalità delle relazioni lavorative, lavoro come professione e carriera, carriera basata su prestazione e grado di anzianità, dovere di fedeltà all'ufficio, obbedienza ai ruoli superiori indipendentemente dalle persone che li ricoprono. Questo è un tratto che distingue dagli altri poteri, cioè quello appunto tradizionale e carismatico, rigida definizione di diritti e doveri. L'avvento della burocrazia si accompagna all'avvento della democrazia di massa, che trasforma i sudditi quindi in cittadini, e nasce quindi il bisogno di un apparato impersonale che garantisca trattamenti uguali, imparziali e prevedibili. L'articolo 97 della nostra Costituzione individua proprio i principi fondanti dell'amministrazione pubblica nelle caratteristiche della burocrazia weberiana. Nella Costituzione quindi l'amministrazione è un apparato sottoposto a legge che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, deve garantire la realizzazione dei diritti civili, sociali ed economici di tutti i cittadini. Si attenua quindi il rapporto dell'amministrazione con il governo in favore di quello con la collettività, quindi un avvicinamento dell'amministrazione al cittadino. Ma la burocrazia è un'arma di oppressione? Il modello weberiano di cui abbiamo fatto cenno prima è un modello a cui si sono ispirati tutti gli stati, ma la sua rigida applicazione ha condotto purtroppo a bassi livelli di produttività ed economicità. La razionalità formale della burocrazia può condurre, come purtroppo è successo, ad una serie di gravi disfunzioni. Si va quindi verso una nuova burocrazia. Si è verificata quindi la tendenza al ricorso a principi di mercato per la gestione amministrativa, quindi c'è un allontanamento dal modello weberiano anche dei paesi
come l'Italia che si sono adesso più ispirati, e un avvicinamento invece ad un modello anglosassone. Modello anglosassone che si ispira ad un modello completamente diverso, un modello definito di New Public Management, che non si limita più ad assicurare il solo valore legale degli atti, ma si preoccupa di responsabilizzare e motivare i dirigenti, ma tutto il personale amministrativo, orientandolo verso una cultura più tesa all'obiettivo piuttosto che all'adempimento formale. Quindi un'attenzione particolare agli aspetti comportamentali del personale, sistema di incentivi e sanzioni sulle retribuzioni, attenzione ai risultati in termini di efficienza, economicità ed efficacia, introduzione del concetto di qualità dei servizi. Per curiosità, se andate a vedere su internet, gli aforismi che troverete sulla burocrazia sono tutti negativi, ce ne sono numerosi, qui ne abbiamo riportati qualcuno. Gli aforismi positivi non esistono, quindi non sono assolutamente presenti, quindi questo è significativo. Tutta colpa dei burocrati? Come avviene la selezione? La letteratura distingue diversi modelli di selezione che si diversificano tra loro in base ai gradi di discrezionalità politica più o meno forte. Si passa da un modello di tipo francese che seleziona i funzionari sulla base dell'attività delle grandi scuole, quindi con criterio assolutamente meritocratico, a un modello americano che prevede la nomina di alte cariche dello Stato di tipo politico. Tuttavia i requisiti dei funzionari che vengono così selezionati sono altamente professionali. Come avviene in Italia? In Italia la selezione è avvenuta sempre per concorso, ma questo sistema non ha impedito che per via politica, o meglio partitocratica, si controllasse un certo numero di posizioni amministrative. La burocrazia quindi è anche ombrello del malaffare politico? La risposta sta nelle cronache, anche di questi giorni. Le nomine politiche dei funzionari rappresentano uno strumento di controllo e a volte strumentalizzazione a favore degli organi di direzione politica. Andiamo all'iperproduzione di norme, il problema dei nostri giorni. La qualità delle norme e delle regole, soprattutto sotto la spinta della società e del mercato globale, diventa un nodo fondamentale da risolvere. Cosa è sotto accusa? La stratificazione di norme mai riordinate né coordinate, la complessità delle procedure e la proliferazione degli oneri. Quindi diventa fondamentale il miglioramento della qualità della normazione, che è l'obiettivo finale rispetto al quale è strumentale appunto la semplificazione amministrativa e normativa. Tagliare i costi della burocrazia per le imprese e disboscare la giungla delle procedure è divenuto un impegno prioritario dell'azione di governo. Questa è una frase tratta dal sito governo.it. Però bisogna fare attenzione. Per semplificare ci vogliono idee chiare e metodo. Ennio Flaiano nel 1956 scriveva nel Diario Notturno: gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora l'assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all'ufficio competente che sta creando. 50 anni dopo, oltre 50 anni dopo, scrive Sergio Rizzo, per ogni 10 norme abrogate ne entrano in vigore 12 nuove di zecca, senza che molte di esse però riescano a diventare operative, causa il gioco perverso dei decreti attuativi regolarmente dimenticati. Dal 1994 al 2008 5.868 misure di semplificazione hanno replicato 6.655 misure di complicazione, vale a dire 787 in più. Semplificazione nelle università. A chiedere un intervento contro gli adempimenti inutili che soffrono l'università ormai è un coro unanime. Citiamo il CUN, che rispetto all'AVA conoscete tutti le valutazioni che sono state fatte. Cito la valutazione del CUN circa i vincoli amministrativi, la pluralità di norme e regolamenti mai coordinati cui il sistema universitario soggiace, che lo pongono in una posizione di forte svantaggio che ne compromette gravemente la competitività e l'attrattività anche internazionale. Più di recente Dario Braga, che è il prorettore alla ricerca dell'Università di Bologna, scrive sul Sole 24 Ore di recente, quindi a luglio del 2014, un articolo sull'ipertrofia parametrica. Non c'è nulla di male nel raccogliere in maniera organizzata e comparabile i dati dell'attività di ricerca e didattica degli Atenei, anzi, alla buon'ora. I problemi veri nascono quando la numerologia si sostituisce alla responsabilità, quando diventa essa stessa governo, da strumento diventa fine.